Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video insieme a mia sorella, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Allora, raga, oggi siamo qui, una cosa un po' particolare dal solito. Perché non facciamo dei video, prank, challenge, queste cose. Ma ieri sera, verso le 10 se non sbaglio, comunque verso le 9, dalle 9 in poi, c'è stata una, mi sembra, una diretta streaming per far uscire la PS5. Dato che ieri ero in live e non ho potuto andarla a vedere, mi è venuta questa idea in mente. Perché non andare ad reagire a com'è l'estetica della PS, della PS5, com'è la grafica, se è migliorato, cosa hanno messo, cosa hanno aggiunto, queste cose qua. E oggi, appunto, non volevo farlo da solo, quindi ho portato anche mia sorella, che sarà l'unico video, no scherzo, sarà uno dei pochi video che non sarà lei la complice, quella che facciamo i prank, le cose. Quindi questo sarà un video che andremo a reagire, appunto, alla PS5. Spero che comunque vi piaccia anche a voi, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne dite, se ne se la comprerete. Comunque il prezzo ancora non è stato detto dalla Sony. Comunque, vabbè, io direi di passare subito al, diciamo, il trailer da PS5, quindi passiamo. Ok ragazzi, andiamo a vedere un po' com'è. Allora, alziamo un po' il volume. Ok raga, ci sta? Che bello! Figo! Bello raga! Ok. Non sto capendo. Da quello che ho sentito io è un po' diversa dal solito delle altre PS. È un po', diciamo, l'hanno associata a un computer. Quindi vediamo. Vediamo il design comunque. Ok, la forma di B. Ok, si sta formando, raga. Eccola. Vediamo. Oh mio Dio! Che figata, raga! Raga, il design è bello, Raga, il design è strabello. Aveva, cioè, da quello che avevo sentito, che l'associavano a un computer, è vero. Perché assomiglia a un computer, raga. Cioè, rispetto alle altre Play, ad esempio, se prendiamo la Play 4 e la associamo a questa, cioè, è diversa, raga, è diversa. Quindi, non è male, anche il joystick, ragazzi, ci sta. Diciamo che comunque il joystick assomiglia un po' sia allo SCAF che anche al joystick dell'Xbox. Anche quello dell'Xbox. È vero. Hanno messo un insieme. Mix. Comunque il design, ragazzi, è molto molto bello. Figo, vero? Anche dove metti dove c'è la porta per mettere il CD, è bello. Sì, continuiamo a vedere, vediamo cosa, se ci mettono altro, se ci fanno vedere qualcos'altro. Comunque per adesso, bello, raga. Figo. Ok, sei nella della dai. Bello, ragazzi. Comunque non so quanta gente va a comprare questo. Cioè è bello, è bella, però non so. Allora io dico che comunque è bella, niente da togliere. Anche i LED sopra così ci sta. Questa è una PS che
Assomiglia di un solito, po' di solito, sì, le PS vengono messe in orizzontale, invece questa è messa in verticale, ragazzi. Ha anche il piano, quindi è, secondo me, cioè è bella. Però bisogna vedere il prezzo. Sì. Magari alla fine del video ci dicono il prezzo, ma anche se non credo. Magari l'uscita, cioè la data dell'uscita, ok? Vediamo, comunque è bello. Continuiamo a vedere, vediamo se aggiungono qualcos'altro, se ci dicono qualcos'altro. Comunque per adesso, bella, ragazzi. PS5, ok. Le vette sono comunque vicine come quella di adesso, della PS4. Non è cambiato il design del joystick, è cambiato, ma non le vette sono vicine. Ok, ci sto facendo vedere, credo, la base. Se non sbaglio. Ok. Allora ci sto facendo vedere i lati, ok, i lati. Cosa? No! No! Hai capito? Sì, ci hanno fatto vedere il davanti e il dietro. No, questo non è il davanti e il dietro. Questo, questi, secondo me, se ne compri una, ti danno anche l'altra. Quindi ti danno due joystick. Una che ha la porta del CD e una, se non la vuoi, la porta del CD, te la danno anche senza. Vedi questa qua, diciamo, quella a destra? Ah, sì. Te la danno anche senza. Però comunque, per me, ragazzi, quella lì con la porta dell'USB ha più un design da PC. È vero. Anche quell'altra è bello, però quella lì con, la porta del CD ha un design più da PC. Anche quell'altro, sì, comunque è bello, anche comunque l'altro è bello. Comunque, due joystick, ok? E due PS. Una con la porta USB. E una senza porta USB. Vediamo se ci mettono qualcos'altro dentro. Comunque, raga, bello il design. Se ci danno sia una con la porta, sia l'altra senza porta, due joystick, ragazzi, veramente, veramente super. Quindi secondo me il prezzo sarà elevato, molto, perché molto, secondo me molto, perché comunque ce ne danno una, ce ne danno due. Vai, vediamo se adesso aggiungono qualcos'altro dentro, non lo so, vediamo. PS5, vedi, PS5, PS5, quindi dentro due. Sì. Ah, ma una è S e una... Ok, no. DualSense. Ok. Bello. Mi danno anche gli occhiali. Occhiali, cuffie. E pure il telecomando remoto. Sono occhiali, io pensavo che era una telecamera. Quindi, raga, cioè io credo, da quello che ho capito, che ci danno due joystick. No, tre, mi sa. Tre joystick. No, ci sono due di là e uno di là, quindi ci dovrebbero dare tre joystick. Il visore notturno, diciamo, che tu metti dentro il telefono e lo puoi vedere. Come se fossi al cinema, così. Sì. Le cuffie 3D, sì. Credo che, cioè, senti molto meglio, sì, è comunque vero. Senza filo, sì. Col telecomando remoto, sì. Poi la PS4 PS5 la PS5 con la porta USB, con la porta del CD, e quella senza CD. Quindi il prezzo, ragazzi, secondo me è molto elevato. Comunque, ragazzi, veramente, veramente ottimo lavoro, sì, da parte loro. Veramente. Sono stati bravi, ragazzi. Hanno giocato, hanno molto giocato sul PC, sul gaming. Quindi, vediamo. Vediamo un po'. Ok. È finito. Vediamo se ci mettono qualcos'altro. Comunque, secondo me il prezzo... No, è finito, ragazzi. Secondo me, comunque, il prezzo è molto, molto di più dalle PS4. Ma qua ce ne danno due. Qua ce ne danno due, tre controller, le cuffie, gli occhiali, il telecomando remoto. Molta roba. Almeno sui... Te, secondo te, quanto costa? Per me potrebbe costare dai 600 euro in su.
Secondo me tipo 900 euro, 800 euro, perché comunque è tanta roba, perché se la metti insieme non è che costerebbe poco. L'unica cosa che da quello che ho letto, cioè per lo più quello che mi hanno detto, hanno migliorato la grafica, cioè sì, mi sa di sì. Hanno migliorato, dato che adesso, cioè per il gaming queste cose qua, credo che hanno migliorato la grafica, sì, cioè vedi meglio queste cose qua, e per questo che hanno messo anche dentro gli occhiali, per me è questo. Anche per me. Comunque raga, la data ancora non ce l'hanno spoilerata, neanche il prezzo. Purtroppo. Quindi vedremo, sono un po' deluso perché non hanno detto la data, però raga, purtroppo lo scopriremo più avanti. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video insieme a mia sorella, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Allora raga, oggi siamo qui, una cosa un po' particolare dal solito, perché non facciamo dei video, prank, challenge, queste cose, ma ieri sera, verso le 10 se non sbaglio, comunque verso le 9, dalle 9 in poi, c'è stata una diretta streaming per far uscire la PS5. Dato che ieri ero in live e non ho potuto andarla a vedere, mi è venuta questa idea in mente. Perché non andare ad reagire a com'è l'estetica della PS5, com'è la grafica, se è migliorato, cosa hanno messo, cosa hanno aggiunto, queste cose qua. E oggi, appunto, non volevo farlo da solo, quindi ho portato anche mia sorella, che sarà l'unico video, no scherzo, sarà uno dei pochi video che non sarà lei la complice, quella che gli facciamo i prank, le cose. Quindi questo sarà un video che andiamo a reagire appunto alla PS5. Spero che comunque vi piaccia anche a voi, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne dite, se ne se la comprerete. Comunque il prezzo ancora non è stato detto dalla Sony. Comunque vabbè, io direi di passare subito al, diciamo, il trailer da PS5, quindi passiamo